Presentato ufficialmente il nuovo staff della Confesercenti provinciale a Villa Picena di Colli del Tronto nel corso del Gala dei Commercianti, voluto e promosso dal presidente Bruno Traini con l'ausilio del neocoordinatore del settore turismo Sandro Assenti. Tanti politici, amministratori e soprattutto associati pronti a rilanciare l'immagine della vecchia provincia di Ascoli, ma soprattutto della Riviera delle Palme, con numerose idee per sopravvivere in un momento di crisi. Mi sto adoperando dopo aver fatto una bella cosa con la pista di pattinaggio che abbiamo ideato noi della Confesercenti insieme alla Commercenti e alla Confcommercio, di cercare di fare una notte bianca invernale, che secondo me è un'iniziativa molto bella. Purtroppo non staremo aperti fino alle 5 della notte, perché chiaramente sotto certi aspetti insomma il clima non ce lo permette, ma conti fatti una giornata dalle 9 del mattino fino a mezzanotte penso possa essere un tocca sana per i negozi, che possono sviluppare un certo tipo di programma come si fa d'estate con la notte bianca. Assenti, da buon padrone di casa, ha presentato anche gli amici che compongono i vari settori della Confesercenti provinciali, che somma le vecchie province di Ascoli e Fermo. Ciascuno ha snocciolato idee e iniziative per accrescere l'appeal turistico-commerciale di San Benedetto, come quella di un dolce tipico della Riviera. Sogno questo qua sicuramente, quello di cercare di fare avere a San Benedetto del Tronto oppure nelle zone limitrofe il nostro dolce che potrebbe essere fra qualche anno sicuramente un fiore all'occhiello per tutto quanto quello che possa essere la costa e tutto quanto quello che è i locali di tutta San Benedetto del Tronto. Della carica è stata una nomina che mi ha fatto molto piacere, spero di poter mettere al servizio di tutti i titolari dei locali di intrattenimento e spettacolo, l'esperienza che uno ha maturato, ma perlomeno ascoltare quelle che sono le esigenze, cercando di mediare con quelle che sono le regole che dovranno comunque essere rispettate durante la stagione estiva. E con questo il massimo impegno nostro, degli esercenti e della Confesercenti. L'invito è stato colto a gonfie vele da parte del nostro amico Sandro, anche perché quando si fa qualcosa per San Benedetto comunque l'impegno è a 360 gradi, avere la possibilità comunque di creare delle situazioni collegate tra di noi esercenti potrebbe portare degli ottimi frutti. San Benedetto è una città che vive di turismo e con le nostre attività sicuramente potremo fare veramente molto. Io sono onorata di essere in questo ruolo, anche perché il nostro settore probabilmente è quello più in crisi, quello più difficile da mandare avanti, ma ce la metteremo tutti insieme per fare delle belle iniziative. Proposte innovative anche a livello di comunicazione arriveranno da Daniela Rastelli, addetta alla grafica della rinnovata Confesercenti. Sono felice di far parte di questo gruppo, ho un'azienda che si occupa di pubblicità e mi sono preoccupata di dare un'immagine nuova alla Confesercenti con questo Babbo Natale come augurio per le feste natalizie, ma anche come un simbolo per un salto buono di qualità, perché questo è quello che ci aspettiamo dalla Confesercenti. Nel corso del galà, lietato dalla musica del Lupo Alberto Sband, è stato premiato anche l'imprenditore Carmelo Silvestri della SIPA per l'opera svolta a sostegno del commercio e dello sviluppo della Riviera delle Palme e di tutta la provincia.